Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video vi voglio far vedere i regali del compleanno. Allora, mi sono messa nella cucina perché purtroppo oggi non c'è molta luce. Il problema è che se io non giro questo video va a finire che non lo giro più e quindi cercherò di essere breve, anche se lo sapete che io quando dico cercherò di essere breve, questi video vanno... Cioè, diventa una cosa lunghissima. Allora, i regali di compleanno. Sto facendo questo video per condividerli con voi, lo sapete, so che sono video che a voi piacciono. Anche per insomma dirvi un pochino dove ho preso le varie cose, perché sapete che io se non prendo cose in offerta, per quanto riguarda i miei autoregali, non esiste che io prenda qualcosa che non sia scontata. Quindi mi sono presa degli autoregali e poi ci sono i regali da parte delle altre persone che io ringrazio tantissimo. Allora, inizio facendo. Allora, ringrazio la mia amica che sicuramente guarderà questo video, che lo sapete, ve l'ho fatto vedere nel vlog. Mi ha mandato insomma il pane fatto da lei e quindi quello è un regalo meraviglioso. Poi vi ho fatto vedere che a scuola la mia collega mi ha regalato questo, che è un braccialetto stupendo, ve l'ho fatto vedere vediamo se riesco a farvelo vedere. Me lo metti a ecco qua, questo qui con la R di rosa. Mentre questo qui che vedete qua è un altro mio autoregalo, ve lo faccio vedere così, giusto per farvi un'idea. Eccolo qui. Questo con i charms, vediamo se lo riuscite a vedere, questo qui, ed è stato un mio autoregalo questo. Poi, da che cosa inizio? Allora, inizio dalla cosa che sto già utilizzando da tantissimo tempo, ovvero il regalo del Santo Subito in Family, che è una cosa che mi serviva tantissimo per il lavoro. Allora, è questo, eccolo qui. Bellissimo, raga, bellissimo, comodissimo. Tra l'altro, il Santo Subito mi ha regalato anche questo cuoricino. Vediamo se me lo metti a fuoco. Ce la fa a metterlo a fuoco? Vediamo un po'. Ok, questo che c'è scritto: pensa positivo, no, mente positiva, positive mind. Ma raga, questo qua è uno zainetto DP quadro che io adoro, adoro. Io per la scuola mi ci sto trovando una meraviglia con questo. Ovviamente è in pelle, costava tantissimo. E quindi lui l'ha trovato in offerta, mi ha detto: no, questo è il nostro regalo, non mi interessa, te lo prendiamo. È stupendo, raga, io mi ci sto trovando benissimo. Tra l'altro ha, come potete vedere, una tasca di qua dove io all'interno ho il... Vedete questo, il cosino, diciamo il gel per le mani. Poi vabbè, non sto qui, se no sto video diventa lunghissimo, non sto a far vedere che cosa ci tengo dentro, ma in pratica ha una tasca qui davanti con la zip, quest'altra tasca qui dove all'interno c'è anche vabbè, io ci tengo l'agenda, comunque le cose per la scuola. Quindi c'è anche il cosino portachiavi, il cosino per mettere le penne, l'agenda. Un'altra tasca qui e poi c'è la tasca grande. Veramente io non ho parole, questo è stato un regalo che vabbè. E quindi lui, primo regalo di compleanno. Poi altro regalo che mi è stato fatto invece dalla sorella del Santo Subito, bellissimo regalo, è questo. Cioè, guardate, già la confezione parla da sola, è stupenda. E mi ha preso delle cose da questo sito che si chiama Belletica, io non l'ho mai sentito, penso che sia un sito online. E all'interno vi faccio vedere, ci sono, infatti è stato troppo ganzo come regalo, l'ho ringraziata mille volte perché veramente pensiero anche particolare. Ve l'ho fatto vedere nelle stories di Instagram questo qua, quindi insomma io vi invito sempre a seguirmi pure su Instagram. Ci sono all'interno tantissime maschere. Questa è una maschera per capelli, mentre queste, cioè ve le faccio vedere giusto così, non ve le faccio vedere una a una perché sennò sto video non finisce più. Guardate, sono tutte maschere
per il viso diversa. Cioè, guardate, raga, io vi giuro, sono rimasta senza parole. Cioè, ci rendiamo conto? Sono tutte maschere per il viso, stupende, tra l'altro. Guardate, c'è questa qui così al cocco. E la cosa bella, raga, è che queste due qua sono peel off, mentre tutte queste maschere così particolari, vedete, sono tutte quante quelle che si mettono praticamente di stoffa. Quindi non è che devo stare là a mettere, a togliere, cioè hanno proprio, cioè sono proprio maschere con di stoffa, che voi ve la mettete, vi idrate e poi la buttate praticamente. Che poi io queste qua le uso sempre due volte, qua ci sta, diciamo, un'applicazione sola, ma se le rimettete nella bustina rimane ancora la cosa, insomma, il prodotto idratante, e sono buonissime. Quindi non ho parole, vi giuro, guardate, questo proprio è stato graditissimo, cioè io felicissima me. Poi, oltre a questo, ancora chiudo, allora c'è il regalo di Santo Subito, ve lo lascio alla fine perché è proprio la chicca. Allora, io mi sono fatta un autoregalo, no, più di un autoregalo, ma sono cose che mi servivano. Allora, vi faccio vedere innanzitutto, cioè, la riconoscete questa scatola? Perché chi mi conosce da tanto tempo già sa di che cosa si tratta, perché io praticamente uso quasi solo l'oro. Vi faccio vedere. Allora, anche queste me le sono prese io, ma è stato grazie al Santo Subito che le ha trovate. Perché le avevamo trovate in offerta su un sito di questi outlet vente privale, così. Poi però, furbamente, io sono andata a vedere, ho detto fammi vedere se le trovo in qualche altro negozio, anche che costano meno. E io queste le ho pagate 48 euro, o 50, vabbè, comunque una cinquantina di euro, proprio sul sito dell'Adidas, perché manco a farla apposta, questo modello era in offerta quando sono andata a vederle, e le ho prese. Io porto il famoso 38 e 2 terzi, sono bellissime, raga. E poi c'è, vedete, anche il laccio, questo laccio qua in più, ma guardate quanto sono carine, non so se riuscite a notare, hanno la suola bianca, dietro questa scritta Stan Smith rosa e bianco, sotto hanno è tutta così puntinata. Io queste, raga, le uso per andare a scuola tranquillamente, cioè nel senso, per me queste possono essere messe ovunque, sotto i jeans, sotto i pantaloni, non mi faccio nessun problema, anche perché in realtà, essendo quelle nere, queste qua secondo me le potete mettere un po' dappertutto, a differenza dei modelli Stan Smith bianchi, che anche sono, diciamo, molto versatili, però per la scuola non le userei. Queste sotto ai jeans sono secondo me troppo carine, e non ho pagato nemmeno la spedizione perché erano nella parte dei saldi di Adidas, e forse se ci andate le trovate ancora, quindi se vi dovesse interessare, con la spedizione gratuita le ho pagate intorno ai 50 euro, e credetemi, le Stan Smith costicchiano, è a prezzo pieno. Poi vi volevo far vedere delle cose, vabbè, queste qua sono cose che io ho aspettato per farvele vedere, nel senso, non è che ho aspettato per farvele vedere, ho aspettato che mi arrivassero. Ve le faccio vedere in maniera molto veloce, perché sapete che io farvi vedere le cose intime non è che, insomma, non mi piace molto, però ve li faccio vedere perché, cioè nel senso, non ci sta niente di male, ma a titolo, diciamo, informativo, io utilizzo moltissimo la Triumph e la Yamamay come marchi di intimo, sono i marchi che a me piacciono di più. Ve li faccio vedere proprio in maniera molto semplice, ho preso dei reggiseni così, ve li faccio vedere giusto un paio per farvi vedere quanto sono carini i modelli. Vi dico la verità, raga, ho fatto un super acquisto, ne ho presi 4. Vi faccio vedere quest'altro modello, che giusto a titolo informativo, vedete, sono proprio i modelli quelli buoni,
Yamamay, cioè Triumph, che poi tra l'altro sono quelli belli avvolgenti con la parte qua bella alta, insomma così, li ho pagati su Vente.pre, dato che ci sono i super saldi in questo periodo, per questo ve lo dico, perché comunque conviene acquistarci proprio in questo periodo. Ci sono varie, come posso dire, varie campagne, loro le chiamano così, varie offerte che loro fanno, e è riuscita la vendita Triumph, e veramente raga, questi stavano tutti quanti sul 60-70% di sconto. Fate conto che io li ho pagati in media 10 euro l'uno, perché alcuni li ho pagati 8, altri li ho pagati 13, quindi fatevi il conto. In pratica con 40-45 euro io ne ho presi 4, quando poi di solito ognuno di questi da solo costa sui 30-35 euro, quindi insomma. Poi sempre su Vente.pre era uscita la Terranova come marchio, e io mi sono trovata, vedete questo marchio qua, Terranova, mi sono trovata ad acquistare, perché questa maglietta che tipo sta firmata, cioè sta sui 15 euro, io l'ho pagata sui 4 euro, perché ho trovato una di quelle super svendite di Vente.pre, che sono quelle svendite che loro fanno periodicamente all'80%. Quindi ho preso questa magliettina qua, molto carina. Questa è carina perché vedete quel modello un po' più lungo dietro, più corto davanti. Questa è tipo mezza stagione, anche se con un cardigan sopra andrebbe bene anche adesso, perché è carina come tessuto. Questa l'avrò pagata tipo 4 euro, per farvi capire. Poi ho preso questa, che è tipo una maglia, questa forse è un po' troppo grande per me, però troverò il modo comunque di metterla. Vedete, sono quelle là lunghe. Questa qui l'ho pagata tipo pure questa 4,50 euro, cioè raga, una cosa proprio. E poi c'è un cardigan, questo qua, eccolo. Questo stava addirittura 25 euro 25, io l'avrò pagato sui 6 euro su questa svendita. Questo è proprio un cardigan che lo potrei utilizzare per andare a scuola, al posto proprio del giubbino, adesso che inizia a fare diciamo mezza stagione, invece di mettere una classica giacca di pelle o così, potrei mettere proprio questo bel cardigan, che è bello pesantuccio, credetemi, quindi molto carino. Comunque raga, dei prezzi ultra stracciati. Altra cosa che è stato un regalo di santo subito, questo qua, è questa felpa che abbiamo trovato in un negozio sportivo qua in zona. Eravamo andati a vedere delle felpe per lui, all'interno ci sta anche una sezione outlet, e raga, io sinceramente adesso sì, sto andando a camminare, però mi metto sopra il giubbino, quindi col giubbino addosso sotto evito di mettere maglie troppo pesanti, però l'ho presa, l'ho pensata per andare a camminare nella mezza stagione, perché raga, cioè guardate quanto è carina, è una felpa della Nike Just Do It di questo colore, ha il cappuccio e c'ha questa forma particolare del collo, che io non so come farvela vedere, cioè è difficile, però vedete, è tipo a collo alto con il cappuccio dietro, un colore stupendo, veramente stupendo, è un po' più scura di come la vedete voi là, e poi ha la scritta così, vedete, tipo, non lo so, a me mi ha chiamato da lontano sta felpa. Non so quanto fosse a prezzo originale, è della Nike, non so quanto fosse a prezzo originale, vediamo il cartellino, perché mi pare che sul cartellino non c'era. Allora, io l'ho pagata 19,99, però ovviamente il saldo subito mi ha detto sei cretina se la lasci là, perché una felpa Nike del genere di solito non la paghi meno di un 50 euro. Quindi a 20 euro se non te la prendi sei stupida, e quindi me l'ha presa lui alla fine. Quindi gli ringraziamo il santo subito come sempre, ma
il regalo del santo subito, che in realtà è anche mezzo regalo di anniversario, è stato questo che vi faccio vedere. Allora, vi dico la verità, abbiamo preso questa cosa sul sito Michael Kors, perché io insomma, avevo l'ospizio di prendermi una borsa Michael Kors. Poi ho pensato, le borse, se vi ricordate, io l'ho presa a Natale, quindi una cosa che mi serviva era uno zainetto un po' più di qualità. E l'unica cosa che, tra virgolette, io non è che ci sono rimasta male, però il santo subito ci è rimasto un po' male, perché non sul sito Michael Kors, quando vi arriva la roba, uno si aspetterebbe che per quello che paghi vi arriva una confezione, sapete, la solita confezione, la busta quella marroncina e bianca carina Michael Kors, mango pela capa, perché praticamente mi è arrivata in questa confezione, che è uno scatolo semplicissimo, quindi in realtà è stato meglio che fosse anonimo lo scatolo. Poi la consegna è stata velocissima e tutto, quindi non mi lamento di quello, però mi aspettavo che all'interno dello scatolo esterno ci fosse almeno una scatola a proteggere lo zainetto, e invece nulla, perché era semplicemente, no, era molto foderata, cioè nel senso, comunque lo zaino era ben rivestito, aveva tutte le sue carte e cartuccine, così, cioè era veramente molto ben foderato, però alla fine, raga, mi aspettavo che mi uscisse, ci sono le istruzioni per il ritorno, quindi questo è proprio il sito di Michael Kors. Resi non accettati, qua così, modulo resi, cioè è proprio, vi levo l'indirizzo e tutto, è proprio, vedete, il sito originale Michael Kors, ed è per quello che noi ci siamo rimasti male, perché dal sito originale tu ti aspetti, cioè non originale, è originale, ma come posso dire, se vai nel negozio, anche sia anche outlet, ti danno una bella confezione, uno scatolo, una cosa. Io vedo gli haul delle altre, che tutte queste belle buste, meno male, cacate proprio, cioè nel senso. Poi sono andata a vedere ed effettivamente il sito sulle scarpe fa queste confezioni, queste cose, ma per come ho capito sulle borse no. E non è nemmeno l'outlet di Michael Kors, è proprio il sito Michael Kors. Comunque lo zainetto è stupendo, ve lo faccio vedere, è questo zainetto qua, così, iper classico, e era veramente un'offerta ottima, vi dico ottima, e quindi infatti stavo andando a ruba, cioè tutte le cose dal sito, quando loro abbassano, tipo, mi pare che c'era il 50%, ma questo qua stava più del 50% come sconto. Ed è uno zainetto così, c'ha le bretelline, ovviamente questo è pelle, Michael Kors non fa tutto di pelle, attenzione, quindi bisogna guardare bene. Comunque, scusate l'interruzione, ci sono, vi dicevo, state attenti, perché non tutte le borse Michael Kors sono effettivamente di pelle. Alcune sono poliuretano, non lo so, comunque ditemi sotto se mi sto sbagliando su questa cosa. Io so, perché ho visto delle vendite, tipo erano uscite delle borse ad ottimi prezzi su Zalando Privé di Michael Kors, però alcune, andandole a vedere, non erano tutte quante 100% pelle, quindi io voglio qualcosa che mi duri nel tempo, ragazzi, cioè nel senso, e quindi ho detto, se me lo prendo, cioè che sia almeno di pelle. Poi abbiamo visto questo e il santo subito ha agito. Quindi questo qui è il, diciamo, lo zainetto, è allacciato con le cosine qua, troppo carino, davanti ha la scritta così Michael Kors, non so se si riesce a vedere, lo vedete? Sì, ha la cernierina, due cernierine qua davanti così, per mettere, non lo so, i fazzolettini, cose più così. Poi qui si apre e anche qui si possono mettere delle cose, e poi ha la sua cerniera, è fatto in questo modo qua all'interno, vedete, così, compartimento qua, un'altra tasca per mettere altre mille cose, e una bella tasca molto ampia,
Ah, vedete, qui dentro mi hanno messo le varie cose, Michael Kors qua, non lo so che sono queste cose. Penso siano... Ah, qua è praticamente la carta di come... insomma, come ve ne dovete prendere cura, insomma. C'è tutto qua dentro. Ciao, mi è saltato. Ah, comunque un'altra zip dentro. Comunque, raga, molto carina, molto carina. Quindi se dovete comprare qualcosa e avete lo sfizio, insomma io avevo uno sfizio più che altro, se dovete comprare qualcosa di questo marchio, vi conviene sempre aspettare effettivamente i saldi, assolutamente. E nulla ragazzi, io se non mi sbaglio vi ho fatto vedere tutti i miei regali, quindi io sono rimasta felicissima, manco mi merito tutte queste cose, veramente credetemi. E quindi questo è stato un regalo tra compleanno e anniversario, insomma, così. Le scarpe è stato un autoregalo, insomma, adesso basta. Però raga, lo sapete, le cose se non si prendono con i saldi, fortunatamente devo dire che il mio compleanno rientra nel periodo saldi e quindi insomma, riesco ad attutire le mani bucate che mi ritrovo. Detto questo, niente raga, grazie per aver guardato il video, scrivetemi sotto che cosa vi è piaciuto di più, se avete esperienza con le cose Michael Kors, è la prima volta che le compro, quindi la qualità penso sì, mi auguro che sia alta, però alzo le mani. E nulla raga, vi mando un bacione e se vi fa piacere ci vediamo in un prossimo video. Ciao!